Sono venuti, buonasera, in diretta qui su Premium Sport. Chiusa l'esperienza in Champions per il Napoli, restano obiettivi di fondamentale importanza comunque per la squadra di Maurizio Sarri, che potrebbe iniziare anche una rotazione per i giocatori già dalla partita di domenica contro il Crotone. Se le rimonte epiche sono ancora quelle degli altri e l'urna di Nyon venerdì prossimo potrebbe consegnare ai quarti di finale un classico rovente, la Champions del Napoli resta quella che verrà. Accedervi direttamente col vantaggio accumulato nello scontro diretto con la Roma diventa il principale obiettivo degli azzurri e dato che la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juve si giocherà ai primi di aprile, il campionato libera spazi importanti per chi ne ha avuti di meno e chi deve un po' rifiatare. In questo humus prende quota il ritorno da titolare di Arek Milik contro il Crotone. Il gigante polacco ha potuto rimettere in moto i suoi ingranaggi per qualche minuto anche in Champions, ma annusare l'aria della partita intera serve a lui, ultima rete in azzurro, il rigore in Champions al Benfica di fine settembre, e serve a Maurizio Sarri, che così può far recuperare Stakhanov, Insigne. Crotone in casa ed Empoli al Castellani rappresentano poi tappe di avvicinamento cruciali in chiave Juventus. Il big match accenderà il San Paolo per due volte a distanza ravvicinata, prima in campionato e poi in Coppa, e con le debite proporzioni può rappresentare per il Napoli il confine con quell'epopea solo sfiorata contro il Real Madrid. Tornando al Crotone, altri giocatori possono trarre vantaggio dalle rotazioni a cui sta pensando Sarri: Jorginho e Rog in mezzo al campo, Maximovic e Maggio in difesa. Lo spirito che ha animato i 23 gol stagionali di Dries Mertens, che secondo la stampa olandese starebbe attraversando una crisi sentimentale con la moglie Kat, tornerebbe così sulla sinistra, ma solo temporaneamente e previa puntuale verifica del campo, perché il tridente leggero è da tempo una virtù che supera la necessità e la Juventus dell'ex polemico Morata ne sarà di certo il banco di prova più significativo. Partiamo parlando del match clou della 28esima giornata, Juventus contro Milan allo Stadium. Domani sera allora facciamo il punto prima sulla giornata della Juventus di allenamento anche dalle parole di Massimiliano Allegri. Di nuovo Milan, si sapeva, per questa stagione finisce qui. Cambiano tempi, luoghi, qualche giocatore. Non cambia mai l'avvertimento, quasi fossero frasi brevettate. Innanzitutto Juventus-Milan. Il Milan viene da dei risultati positivi, è una squadra che non muore mai, è una squadra che è sorniona, sembra che esca dalla partita, però ha grande velocità, grande tecnica, e poi dopo è sempre Juventus-Milan, e nonostante la differenza di punti che c'è in campionato e che c'è stata negli ultimi campionati, quando c'è Juventus-Milan sono sempre partite molto equilibrate. Sintesi che si fa da sola, in pratica non ripetere la prestazione di Udine, questo è il secondo avvertimento, il punto di ripartenza. Una partita dove si gioca meno bene, dove sembra che ci sia stanchezza, ma non c'è perché la squadra è in ottime condizioni, ci può stare. Però bastava fare una partita diversa, sapere delle difficoltà della partita e portarla a casa giocando una brutta partita, che sono le partite più importanti per vincere il campionato. Squalificato Cuadrado, doppia opzione tattica, 4-3-3 o ancora 4-2-3-1, in ogni caso con Benatia favorito per affiancare Bonucci, ballottaggio Pjanic-Marchisio e altre scelte in alto a destra tra Dani Alves e Piazza, quello delle parole dedicate anche se non sono sempre le solite. Piazza è normale che predilige giocare a sinistra perché gli piace rientrare, a destra ha fatto dei buoni spezzoni, ma è più una questione mentale che fisica. Poi, indipendentemente da tutto, un giocatore deve andare in campo e dove viene messo deve fare il massimo. E questo è avvertimento singolo, che Piazza ci sia o no dall'inizio contro il Milan per questa quarta e ultima volta, ma a differenza delle altre, ormai verso fine stagione, quando certe parole pesano di più. Bisogna fare una partita seria. Vediamo che genere di partita invece vuol fare Vincenzo Montella quest'oggi, con il punto anche sulla giornata di allenamento del Milan, sulle condizioni di Suso e anche di Locatelli, che nell'ultimo è stato colpito da febbre. 6 anni senza vincere a Torino, l'ultima volta il 5 marzo 2011, successo dei rossoneri per 1-0, grazie alla rete di Gattuso, ma la partita è giocata all'Olimpico, non allo Stadium, dove il Milan ha sempre perso. Montella cerca di rompere il tabù contro un'avversaria che conosce bene, ma non si illude che la Juventus sia distratta dall'impegno di Champions League contro il Porto, anche se lo augura. Vengono da una vittoria importantissima in trasferta e non credo che saranno, ahimè, distratti domani dal ritorno di Champions. Insomma, se potessi consigliargli qualcosa, gli consiglierei di, visto che lo scudetto l'hanno quasi vinto, di concentrarsi sulla Champions. Sicuramente abbiamo una convinzione di squadra maggiore rispetto al passato, ma
anche delle conoscenze un po' maggiori rispetto al passato, e questo sicuramente ti può aiutare. 23 giocatori convocati per la trasferta di Torino, manca Onda che ha subito una contusione in allenamento ma ha recuperato Locatelli dall'attacco febbrile. In attacco Suso, a centrocampo Sosa con Pascelic e Bertolacci, difesa con De Sciglio, Zapata, Paletta e Romagnoli. Un pensiero al suo futuro che potrebbe comprendere anche la panchina bianconera, ma qui il tecnico precisa. Probabilmente è stato un po' interpretato, il magari era più un intercalare piuttosto che un desiderio, una speranza, ed era più giusto il chissà, e quindi chissà suona un po' in maniera diversa. Io sono un contratto, la società in qualche modo mi fa trapelare, che sono soddisfatti di come sta andando l'andamento della squadra, ovviamente avendo sempre ambizioni maggiori rispetto all'attuale, ma è un po' quello che penso anche io, però credo che sia troppo riduttivo o semplicistico rapportare tutto ai risultati numerici o alle vittorie. C'è una frase che rispecchia molto il mio modo di pensare, che mi insegnò Tommasi a suo tempo, e disse: si può vincere anche senza alzare una coppa, e viceversa si può perdere anche alzando una coppa. Questo è il mio pensiero. Poi naturalmente in questo caso è la società che deve avere il suo, e vale molto più del mio. La partita di domani sera, che sarà arbitrata da Massa di Imperia con Meli e Crispo, l'arbitro che già all'andata fu protagonista, seppur in quell'occasione in un altro ruolo. Vediamo. L'ultima volta che ha incrociato i rossoneri è finita così, con un capannello a centrocampo e con le proteste di mezzo Milan, perché la direzione di Davide Massa nella sfida contro l'Atalanta non è particolarmente fortunata, anche se a dirla tutta potrebbero recriminare entrambe le squadre. C'è da dire però che qualche mese prima le cose sono andate in maniera opposta per i rossoneri, quando Rizzoli traccia la linea con la bomboletta e il 36esimo minuto di Milan-Juventus. Più o meno tutti, Pjanić in testa, sappiamo cosa è successo dopo, ma vi rinfreschiamo la memoria. Attenzione, parte un cross, attenzione, rete, diretta di Pjanić, nessuno ha toccato, non è la prima volta che segna così, Juve in vantaggio, delirio sugli spalti e in campo, mentre la regia manda in onda i replay di un gol per il quale si discuterà per settimane. Però qualcosa succede, perché come vi abbiamo detto il direttore di gara è Rizzoli, ma l'arbitro addizionale è proprio Davide Massa, e lui a parlare con il fischietto bolognese, e lui a convincerlo che il gol va annullato. Pjanić non la prende benissimo e infatti verrà ammonito. Il povero Massa è costretto a incassare senza replicare, un po' come dovrà fare con le polemiche dei giorni successivi, ma anche nel post partita. Bocca al lupo, mi raccomando, Massa, dai, Non è che Allegri l'abbia presa benissimo quella decisione, in compenso sarà proprio Massa a dirigere la partita dello Stadium, magari si sta già riscaldando, la Juve si augura che non finisca così, il Milan invece vuole evitare un dopopartita così, in ogni caso auguriamo a Massa di non essere affatto protagonista. La partita si potrà vedere anche in 4K, l'abbiamo già fatto nel passato ed è il massimo della definizione possibile che potete avere in questo momento, solamente per chi ha il televisore abilitato, chiaramente sul canale 391, solamente per gli abbonati di Premium Sport, e tra l'altro senza nessun costo aggiuntivo. E poi la partita normale, accessibile a tutti voi anche e chiaramente su Premium Sport HD. Rimaniamo a Milano parlando di Inter, in questo caso la sfida contro l'Atalanta di domenica è anche un incrocio diretto che misura le ambizioni europee di entrambe le squadre. 109 anni e non sentirli, l'Inter festeggia il suo compleanno regalando ai suoi tifosi i due gioielli dell'era Suning, i due acquisti più costosi del mercato della scorsa estate. Tanti auguri Inter, parabéns Inter. Tanti auguri, parabéns. È un giorno troppo importante per tutti noi interista. Tanti auguri all'Inter, è un gran club e sono molto felice per fare parte di questa famiglia. Adesso però il regalo devono cercare di farlo Pioli sui giocatori a San Siro contro l'Atalanta per continuare la rincorsa al terzo posto e cercare di vincere finalmente il primo scontro diretto della sua gestione. Sappiamo che quello che abbiamo fatto e adesso vogliamo recuperare. Atalanta sicuramente è una squadra molto difficile, però giochiamo a casa e siamo all'Inter. Ci credete ancora in questo terzo posto o Napoli e Roma continuano a vincere e vi stanno facendo un po' mancare le speranze? No, crediamo molto, in quanto sei possibile per noi vogliamo credere, e è questo che stiamo lavorando
e adesso una partita importante che non possiamo lasciare Napoli-Roma scappare. João Mario però non è sicuro di giocare domenica dall'inizio contro l'Atalanta dopo l'exploit di Banega a Cagliari, infatti Pioli deciderà solo all'ultimo chi schierare alle spalle di Icardi insieme a Perisic e Candreva con Gagliardini e con Dubbia in mezzo al campo. Non preoccupano invece le condizioni di Gary Medel che dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi ha svolto solo una parte dell'ultimo allenamento coi compagni, il Pitbull ci sarà contro Papu Gomez insieme a Miranda e Murillo per cercare di fermare l'Atalanta dei miracoli di Gasperini.